Ormai mancano poche ore alla Coppa delle Nazioni, Coppa dei Laghi, che si svolgerà domenica 26 luglio sulla direttrice di Taino e Angera. La manifestazione è stata presentata negli accoglienti locali del Grand Hotel Milano Malpensa, tra amici nuovi e dirigenti della federazione, e non potevano mancare anche persone importanti come il commissario tecnico della nostra nazionale Davide Cassani e il campione di casa. Lo avete già riconosciuto sicuramente. Stiamo parlando di Silvano Contini, che ricordiamo vincitore di una Liegi-Bastogne-Liegi e poi quell'azione in una tappa del Giro d'Italia dove strappò la maglia rosa a Bernard Hinault. Una manifestazione, quella della Coppa dei Laghi, che naturalmente gode del patrocinio dei comuni che verranno attraversati, ma e soprattutto dei comuni di Taino, località di partenza rappresentata dal proprio sindaco Stefano Ghiringhelli, e poi c'è la località di arrivo, Angera, una località turistica di primissimo piano sul Lago Maggiore, nella sponda lombarda, che qui alla presentazione è rappresentata dal proprio primo cittadino, Alessandro Paladini Molgora. Nel corso della serata è stato presentato un filmato che naturalmente presenta tutte le bellezze di queste località che domenica 26 luglio saranno palcoscenico naturale e culturale di una manifestazione tra le più importanti sul nostro territorio. Un ritorno in pratica, dopo tanti anni di assenza della Coppa delle Nazioni nel nostro paese, e tutto questo grazie alla Cycling Sport Promotion di Mario Minervino, un personaggio che ha fatto grande la provincia di Varese e non solo, con manifestazioni di primissima importanza, Legacy, la Coppa del Mondo al femminile. Ma ora è tempo di sentire in diretta cosa è successo. Grazie ai sindaci, grazie agli sponsor, a Davide e a Silvano per la vostra presenza stasera. Sono veramente onorato di avervi qua. Venendo di qua, mi hanno fatto un'intervista in auto e mi hanno chiesto perché ho fatto sta corsa. E allora parto da qua, così almeno spiego il motivo. Il ciclismo maschile ce l'ho nel cuore, e chi mi conosce le mie origini passate sa che prima di affrontare il ciclismo femminile mi occupavo non solo di giovanissimi, ma organizzavo un Gran Premio INDA dove era diventata una delle migliori classiche internazionali. E con il mio gruppo, che lo ringrazio e merito veramente un applauso perché sono veramente bravi tutti, mi hanno detto: ma perché non facciamo qualcosa di maschio? Perché non facciamo qualcosa di ciclismo maschile e non solo femminile? E abbiamo lanciato questa sfida. Che cosa facciamo? Cosa non facciamo? Siamo arrivati a portare a casa la Coppa delle Nazioni di Under 23. Quindi, perché non doveva essere meno di qualcosa a livello femminile, doveva fare qualcosa di internazionale forte, e quindi abbiamo accettato questa scommessa. Coppa del Mondo l'abbiamo già inserita, anche se non sarà Coppa del Mondo. Voglio ringraziare anche Senitalia, perché Senitalia anche lui è uno sponsor tecnico, quindi oggi è qui rappresentato da Denis, e dove ci metterà a disposizione anche tutti i mezzi. Questa manifestazione è una manifestazione secondo me veramente importante, che può essere, secondo me, si può definire come un investimento per i paesi che ospitano, perché è una vetrina internazionale importantissima. E questa manifestazione in particolare, soprattutto per la mia amministrazione, sottintende due motivazioni. La prima è che, nonostante sia un investimento come immagine per il paese, noi non abbiamo all'inizio voluto, ma non avremmo potuto contribuire noi come amministrazione a sponsorizzare la corsa. E quindi questo fa capire il livello, direi, drammatico a cui sono arrivati i comuni, a cui sono arrivate le finanze dei comuni. Gli imprenditori locali ci sono, gli imprenditori locali sostengono, ed è solo grazie a loro se oggi siamo qua a presentare, perché se no senza di loro avremmo chiuso forse prima. Per noi è quasi un orgoglio poter riportare del ciclismo importante sulle nostre terre. È importante per noi portarlo in questa zona perché per noi è importante la rivalorizzazione dei territori dei laghi. Avete visto nelle immagini quanto è bello il Lago Maggiore in certi scorci e anche
le colline intorno al Lago Maggiore sono molto belle, quindi è un peccato non valorizzarle. Minervino in questo ci ha aiutato veramente, perché ha capito che nel cercare di rilanciare una gara ciclistica stava facendo un grande gioco di squadra con il territorio per rilanciare il turismo in una zona dove storicamente il turismo ha sempre avuto delle difficoltà. In questo ci stiamo impegnando come amministrazioni e forse il lavoro di Minervino è importante per far partire questo step. Secondo me il mondo del ciclismo deve capire che personaggi come lui vanno tenuti veramente in conto e vanno valorizzati nel lavoro che possono fare per il ciclismo e per valorizzare il ciclismo italiano e internazionale, direi. Dunque, la partenza è da Taino, c'è un trasferimento fino alla zona, all'inizio del comune del Sesto Calende, che costeggia il lago praticamente, fino ad arrivare nel comune di Angera, dove ci sarà il primo passaggio nella zona del traguardo. Dopodiché da Angera si segue la strada che veramente costeggia il lago, qui abbiamo proprio il lago di fianco, veramente molto bello paesaggisticamente, per arrivare a Ranco, dove c'è la prima salita, che è uno strappo di circa un chilometro, che poi porterà alla discesa che ritorna verso il comune di Angera, si ricongiunge sulla strada provinciale, quella che abbiamo fatto prima tra l'Aveno e... Una manifestazione, quella che è stata presentata quest'oggi, che fa fare un salto di qualità anche alla Federazione Ciclistica Italiana. Grazie a Mario Minervino, ritorna una gara Under 23 nella Coppa delle Nazioni. Era dal 2012 che non eravamo presenti in questo calendario internazionale, quando Fabio Aru riuscì a vincere il Giro Terre di Toscana. È una bella cosa, anche perché l'Italia è una nazione di riferimento e non potevamo sempre essere costretti ad andare all'estero per partecipare alla Coppa delle Nazioni. Tra l'altro quest'anno ci stiamo comportando anche molto bene, perché siamo arrivati secondi con Moscona al Giro delle Fiandre, abbiamo vinto il Tour di Picardy con Sonny e nella classifica per nazioni siamo terzi. Ed è importante la classifica perché le prime cinque squadre avranno la possibilità di portare un uomo in più ai campionati del mondo negli Stati Uniti. Una manifestazione questa quindi che entra a far parte dei fiori all'occhiello della federazione e di tutto il movimento ciclistico, che va a premiare anche in un certo senso il progetto innescato dal nostro amico Cassani di far correre sempre più spesso atleti in maglia azzurra. Ecco, nuovi stimoli anche ai giovani, e questa manifestazione Coppa delle Nazioni, Coppa dei Laghi, è una di quelle, di quei diciamo gradini che gli atleti stanno piano piano salendo. Per crescere è necessario un confronto internazionale, non puoi ridurti a correre sempre in Italia contro corridori italiani, ed è per questo motivo che la Federazione Ciclistica Italiana ha portato avanti questo progetto, cercando di dare la maglia azzurra a tutti quei giovani meritevoli e soprattutto farli correre in mezzo ai professionisti o all'estero. E penso che i risultati li vedremo già nei prossimi anni, perché purtroppo per tante difficoltà sono sempre meno le corse importanti, non c'è più un Giro d'Italia Baby, non c'è più un Giro Terre di Toscana, non c'è più un Giro delle Regioni, che erano fino a poco tempo fa corse di riferimento. E quindi posso sfruttare la nazionale per dare la possibilità ai giovani di correre o alla Coppa delle Nazioni o, ancora meglio, tra i professionisti, quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Questa prova italiana, la penultima della serie, ci sarà poi dopo solamente il Tour dell'Avvenire, tecnicamente che prova è? È un percorso non durissimo, non per scalatori, però c'è questo strappo, il Teinenberg, no, 300 metri in pavé abbastanza impegnativi, da ripetere 5 volte, l'ultima 13 km dal traguardo. Ritengo comunque che sia un percorso per velocisti, anche se di strappi ce ne sono molti, e quindi sarà molto difficile nel tenere la corsa, anche perché ogni nazionale potrà schierare 6 corridori. Davide Bardelli, colui che si occupa delle iscrizioni, comunque dei rapporti
con le varie squadre, ancora una volta la Cycling Sport Promotion porta il meglio del ciclismo giovanile mondiale sulle strade della provincia di Varese. Sì, siamo molto soddisfatti perché abbiamo avuto veramente tantissime richieste e spaziamo su tutti e cinque i continenti. Basti pensare che abbiamo, oltre ovviamente alla nazionale di casa, all'Italia, le nazionali del Giappone, dell'Australia, dell'Argentina, degli Stati Uniti, oltre ovviamente a tutto il blocco delle nazionali europee, che sono sicuramente tra le grandi favorite della manifestazione insieme all'Italia. Quindi possiamo dire che ci sarà spettacolo veramente per palati fini sulla direttiva Taino-Angera. Decisamente sì, sarà sicuramente un, mi piace definirlo, un piccolo campionato del mondo, perché anticiperà quelle che poi saranno le sfide tra i migliori corridori under 23 dei campionati europei e del campionato del mondo. Aggiungo un'ultima chicca a livello di partecipazione, perché avremo anche la partecipazione della squadra del Centre Mondial du Cyclisme, che è una selezione dell'Unione Ciclistica Internazionale, che permette a corridori che provengono da paesi svantaggiati dell'Africa o di altre zone diciamo del terzo mondo, di poter cimentarsi con la disciplina sportiva del ciclismo e dà loro supporto e li accompagna in questo percorso di crescita, costituendo appunto questa formazione che partecipa a queste gare importanti a livello internazionale. Mario Minervino, non si è ancora raffreddato il motore della Coppa del Mondo femminile e già si incomincia di nuovo con una grande manifestazione, questa volta possiamo dire un ritorno alle origini, dedicata al ciclismo maschile. Una Coppa delle Nazioni per Under 23, Coppa dei Laghi, Trofeo al Mar, sarà il prossimo appuntamento non solo organizzativo ma anche agonistico per i migliori ciclisti di tutto il mondo. Ma sì, forse è proprio questo, il fatto di ritorno alle origini che mi dà quella carica, quella adrenalina per portare a termine questa grande manifestazione, questo grande evento. Come hai detto te, avremo il meglio del ciclismo dilettantistico mondiale. Le squadre che hanno dato adesione sono di primo piano e quindi c'è già una bella soddisfazione. Un grande lavoro, perché stiamo costruendo in una zona dove non era la nostra zona, quindi la Valcuvia, su un territorio nuovo ma spettacolare dal punto di vista tecnico, paesaggistico, ma metteteci tutto quello che volete, è una manifestazione di altissimo livello. Non a caso si chiama Coppa dei Laghi, Trofeo Almar. Almar, tra parentesi, è un'azienda che vi è sempre vicino da tempi, un'intera famiglia che vi ha seguito fin dalla prima edizione della Coppa del Mondo e che continua anche in questa nuova esperienza organizzativa, non solo per voi ma anche per gli sponsor che vi accompagnano da tempo. Sì, certo, Almar era con me anche quando ero all'Inda, al Gran Premio Inda, e quindi Almar è una continuità, ecco perché gli ha preso questo nome questa corsa. Però devo dire la verità che oltre a Almar, Ubibank, Ferrovie Nord e Moreno, che sono i sponsor primari della Coppa del Mondo, ci sono aggiunti dei nomi forti come Androni Giocattoli, come Toniella, Atos, ACF Medicale, e altri ancora che in questi giorni qua, con l'aiuto dei comuni, stiamo portando nella nostra famiglia, diciamo, organizzativa. Questa è una soddisfazione, perché questi sponsor sono la linfa per poter fare queste gare qua, ma li vorrei coinvolgere poi in tutte quelle manifestazioni. Manifestazioni che sono un po', possiamo dire, il fiore all'occhiello non solo della Cycling Sport Promotion, ma potremmo dire di tutto il movimento ciclistico lombardo, oserei dire, anzi sicuramente nazionale. Sì, hai ragione, e sono il fiore all'occhiello del movimento ciclistico nazionale. Con stasera la presenza di Davide Cassani, cittadino nazionale, che ci ha fatto onore di essere qua, questo lo dimostra. Quindi una Coppa del Mondo, una Coppa delle Nazioni, chi di più fa in Italia non lo so, ma questo non mi interessa, io lo faccio perché c'ho passione. Ecco, l'unica cosa che vorrei è che la provincia di Varese, non solo provincia politica, ma provincia ciclistica, politica e quant'altro, fossero più vicini a noi e ai nostri eventi, perché portano linfa al territorio, portano linfa alle strutture alberghiere, e questo forse qualcuno non lo sottovaluta. Ecco, questa è la cosa che mi dispiace di più. Comunque io vado avanti per la strada che ho intrapreso tanti anni e con la passione che ho e col mio gruppo, che è un gruppo formidabile.